Dando la voglia al re tornà, quando l'ogni adda deve andà. Mingarmo qua mano manca, che a mezza s'ammanga. Garmo qua mano riccia, che a mezza s'addriccia. Onore re la Vergine Maria, fammi passare sta meuta, maronna mia. Presentato a Torraca l'ultimo libro di Nello Amato, I Kunder na Vota, la grande bellezza di Cannalonga, nell'ambito dell'iniziativa Books Day itinerante promossa dai ragazzi dello staff del Castello Baronale Palamolla di Torraca per l'estate 2018, l'associazione è guidata da Vincenzo Alessio. L'iniziativa prevede un libro diverso in scorci diversi del borgo medievale, valorizzato da momenti gastronomici, culturali, storici, musicali ed artistici. A moderare l'incontro, Marco Costanzo, sono intervenuti il direttore del mensile Piros, Alberico Sorrentino, il cantastorie di Rofrano, Carlo Palumbo, e l'assessore comunale di Torraca, Felice Bruno. Particolarmente toccante la testimonianza dei nonni torrachesi sulle tradizioni locali e l'animazione dei bambini e dei ragazzi del posto che si sono occupati delle letture. A seguire il menù Com na vota. Da piccolo mi incantavano le persone anziane che per ogni occasione avevano la parola pronta, afferma Nello Amato nell'introduzione dei Kundir na vota. Un proverbio è una frase semplice, adatta a tutti, specie ai poveri. È la cultura stessa del povero quella che trae origine, non dai libri polverosi e sovente ripetitivi, ma dalla vita, vissuta e costellata di sacrifici e passioni. Ecco, secondo me oggi viviamo proprio in un'epoca di ritorno. È un po' in senso nietzscheano, giusto per citare Nietzsche, una storia che si ripete. E già i vecchi, proprio gli anziani, i secondi giovani, come piace definirli, i miei professori, perché quando vado da una persona e raccolgo qualcosa, ascolto qualcosa, dico sempre che per me loro sono proprio dei maestri, perché queste 200 canti, 1100 proverbi, filastrocche, stornelli, 100 aneddoti che ho raccolto e trascritto qui, che è un testo divulgativo di Kundir na Vota, ecco, ci fanno capire proprio il valore della memoria, ricordarsi di ricordare, come dicevi tu poc'anzi, è il senso della tradizione, in senso latino, passaggio del testimone. Ed è bello vedere tutti questi bambini qui stasera, sentirli, ascoltarli. Ascoltare le loro voci, i loro strilli.